Ciao, sono Ivana da Torino. Ivana, sei cangento, sei troppo scemo. Sì, sono disperata. Come mai? Ho conosciuto un uomo sposato. Beh, fin qua tutto bene. Abbiamo passato una bellissima notte d'amore. E ma sei contento? Una bellissima notte d'amore. Lui dopo mi ha ringraziato con un assegno, capisci? È terribile! E aspirando però. Ma via mi vuole che era Salvatore in onore di Gesù. Sopra come sono andato io, ma mi è rimasto toccato dentro l'ascensore, hai chiamato Gesù, Gesù non ha seduto, ha seduto prima Fisicina, ha sboccato l'ascensore, ma mi era chiamato di dire come sei io, sono la signora Fundappa. Nella vita dovete prendere una decisione, non ci facciamo altro dire, prendete una decisione. Oh, anche una, per favore! Da noi è diverso, da noi c'è il fondamentalismo. A chi ruba, gli tagliano una mano. Voi invece siete tutta una ragazza. Voi a chi ruba gliela date una mano. Salve! Sono Teresa! Ospedale, vado a avere a voi! Ospedale che funziona sotto nas! E tu prelava a giocare a 5 di terre che mi dico un libro! C'è da un euro pisto quando è lei! Pure io vado a fare una villeggiatura il 15 agosto! Parta mattina e torna sera! Mammina mette la sveglietta alle 5 del mattino! E noi bambini andiamo tutti quanti nel bagno a lavarci solo il necessario, i dentini, perché voi riesci ce l'avamo a mare. Abu, abbassa nuovo, permessi o no? Scusate, sto chiamando i miei figli. Abu, abbassa mo, abu, permessi o no? Mentre sposto i buste di plastica e mozzicone di sigarette per farmi un bel tuffetto nell'acqua cristallina, bambino mi chiama e dice, Gigi, io pranzo è pronto, rumbo le cosce a mangiare i purpette. Italia, noi anziani politici non ci pensa proprio. Sapete chi deve fiducia? A Berlusconi! Non ho capito! Perché sono sicuro che in passato è stato anziano anche lui e ci vorrebbe la vita! Un politico molto gentile che mi ha fatto entrare lui ha detto: signorina, si segga al mio tavolo, mi dica un po' cosa vuole fare nella vita, vuole entrare nel mondo della politica, nel mondo dello spettacolo. Dite, guardate, vedete voi, non voglio approfittare. Ha detto, per me o ministro o ballerini è la stessa cosa, ridi lui. Perché poco hanno fatto il ramo sinistra. Io non mi posso mai dimenticare il ramo Mottarello, pronti? Maronna, ho ricordato che quando è da potere, che lì lui vuole che governa i propri. Ma ricordate uno che è fatto io che lui è giocato. Basta, ma veramente non togliere di mettere l'articolo 18, ma se ci passa la cessione, basta. Un figlio in sender, se uno state zitto da pure la 16. Ci ha guaiato, lui è stato un mondo, ci ha guaiato, lui ci ha guaiato un piezz. A me non mi piacque dal primo momento che si presentò. La prima volta che la trasette, rigetta la lista dei ministri. E poi si diventa così, se ci manca una persona. Ma è vero!